Charlie Chaplin. Insomma, Charlot. È un po' il simbolo di questa puntata, soprattutto perché si chiamò Charlie Chaplin il primo circolo del cinema romano dove si formarono decine, decine centinaia di giovani cinefili, io tra essi, io già facevo cinema, ma c'era ugualmente la passione di andare di vedere però non soltanto i cinefili, bisogna dire che la rete culturale anomala che si creò in Italia in quel periodo eh, ha fatto crescere nelle sue buie salette tanti, tanti, tanti intellettuali italiani. Il ciclo Charlie Chaplin nasce nel 1949, in fondo a quella via nazionale che nelle intenzioni degli urbanisti di fine secolo sarebbe dovuta diventare questa grande arteria straordinaria eh, europea, eh, metropolitana, e poi come sappiamo le cose non andarono esattamente così, ma in fondo a questa Via Nazionale c'era un piccolissimo cinema, molto carino, verso lo slargo che portava poi a, a Piazza Venezia, via 4 novembre, e si, che si chiamava appunto Cinema Nazionale si chiamò poi misteriosamente, non si è capito perché cinema, Rialto, questo nome veneto, ma fu individuato come sede del circolo Charlie Chaplin da un gruppo di giovanissimi intellettuali, giovanissimi, che abbiamo qui. Ciao, 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 ciao. Callisto, ciao, ciao Carlo, ciao, 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 ciao. Allora, io ho fatto, come avete sentito, una breve sintesi di quello che era il Chaplin, Addirittura siamo andati a pescare un'immagine di Chaplin con Jackie Coogan. Oh, ma sbaglio, scusate, o oh, l'idea del circolo Cerli Chaplin nasce da un'altra esperienza? Sì, noi avevamo creato nel 1949 uh, un centro cinematografico popolare che si pro proponeva appunto di portare i grandi film, i film più importanti della storia del cinema, anche del cinema contemporaneo. Al, al grande pubblico, e organizzavamo la domenica mattina delle del mattine al cinema Esperia. C'è anche come dire, un, un, pre, un precedente: noi perché facemmo questo centro? O pensammo di farlo e poi l'abbiamo realizzato, ma solo in parte perché la sua vita è stata breve. Dicevamo che in definitiva quello che faceva il circolo romano del cinema, quello che facevano questi circoli, era ristretto, era chiuso. Per quello circolo popolare, cioè bisognava andare all'esterno, uscire da queste, da, da, da queste conventicole di intellettuali per portare invece la voce del grande cinema al popolo. Senti l'idea di questo cinema nazionale, futuro rialto, come nasce? Ma perché era, era in fondo a via nazionale, in fondo via come nazionale era fondo dove eh, si prepara la grande curva verso Piazza Venezia, mercati tra i mei a Sinistra. E perché non era lontano da casa di Mino, <ride> che rimaneva l'architetto di, di questa avventura, che non so se abbia portato il cinema al popolo, ma comunque oh. ha portato il cinema nella nostra vita, Carlo. C'è anche qui una premessa: perché questo fu l'ultima delle soluzioni possibili, nel senso che per serate intere. Carlo e io in motocicletta, sua naturalmente perché io non avevo mai saputo guidare una motocicletta, giravamo per Roma fermandoci a tutti i cinema e domandando: Voi ce lo fareste fare un circolo del cinema? Quanto volete? E quelli ci dicevano una cifra che mai avremmo potuto coprire e ripartivamo con questa motocicletta. Rombante Harley Davidson, parlando degli Stati Uniti. <ride> sì, <nel> naturalmente, <ride> questo va da sé. Senti Mino, ma i film non erano solo i classici che proiettavate voi? Noi ogni domenica mattina avevamo creato una sorta di vetrina del documentario. Eh, L'organizzava lo Giovanni, Giovanni Angela. Già. E in questa vetrina abbiamo esposto dei bellissimi certo. documentari di autori. Cioè, te, Zurlini. Eh, Vancini. Vero, de Seta. Eh, de, cioè... Si erano andati a ripescare Toroni i primi ha questi, Gandini Zurlini. Oh, poi c'era l'universo delle cinematografie d'Oltre Cortina, mi ricordo. La, la, la presentazione di molti film sovietici: eh, ungheresi, eh, cecoslovacchi è stata importante perché. È stata un'occasione per, per conoscere attraverso dei documenti delle società. E alcuni di quei film beh, hanno, ci hanno messo dei dubbi molto grossi. Insomma, io mi ricordo la caduta la di Berlino di, e di Ciaureli, è un film che io ho visto 50 anni fa e che ancora ricordo bene perché colpì talmente nei suoi aspetti così edificanti, celebrativi quasi religiosi da, da farci leggere attraverso il film quello che c'era dietro. Insomma. In senso negativo, dire. in senso negativo, in senso critico, insomma, cioè, eh, paradossalmente, erano i film che la censura più cercava di, 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 di non far proiettare, ma quelle poche volte che siamo riusciti a proiettarli. Beh, ci hanno posto delle problematiche. E quando Paolo Villaggio dice un film cecoslovacco dopo la corazzata pochiomkin, dice una battuta, sotto un eh. eh. cioè. ti consegna lui, ragazzo di sinistra, perché questo era a Genova, eh, ti consegna l'aspetto proprio istruttivo di, que di quei linguaggi, di quelle opere e quella, quindi quel... Quel lievito critico che, che ci consegnavano eh, dal, dall'interno, conoscendo dunque di che si parlava, non affidandoci a, a critiche propagandistiche dell'altro campo. Però Gito vedevo... va anche ricordato una cosa: che ci hanno reso la vita difficile, perché avevamo contro un po' tutti, perché a quel tempo gli esercenti vedevano i circoli del cinema. Come una specie di concorrenti, gente, cioè organizzazioni che distoglievano il pubblico dagli spettacoli del pomeriggio e della, e della sera. Sottraevano pubblico, sì, in qualche modo. Ma, e anche che portavano l'attenzione su un altro tipo di cinema, perché, era, perché lo scontro era quello. poi. Le autorità ci hanno reso la vita impossibile. Andreotti mise in circolare, eh, Barò delle circolari per cui. Noi potevamo proiettare solo film provvisti di visto di censura. Cioè quindi film di normale circolazione. Potevamo proiettare dei film d'archivio, però la Cineteca nazionale, cioè la Cineteca di Stato, considerando i circoli del cinema aderenti alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, delle organizzazioni comuniste o paracomuniste, non ci faceva vere i film. Cioè era un fatto di libertà. Cioè noi affermavamo anche contemporaneamente il principio. Che determinati film bisognava vederli e poi spostandoci ancora più là, che non soltanto determinati film bisognava vederli o, o che tutti le vedessero, ma che tutto il cinema doveva essere aperto a tutti, certo. e non potesse esserci la censura. Certo. Scusate, non c'entra niente perché non so perché mi viene in mente. Ma voi la clack ve la ricordate in quell'epoca? Sì. Tutti, tre... tutti e tre sì. e tre di, di grande, sì, sì. Anzi, di grande sì, impegno sì. anche e vi scontiamo. Viscontiani per cui noi riuscivamo ad andare alle prime di Visconti perché il capo Clac sapeva che avremmo battuto le mani con convinzione. Penso un po'. Come si chiamava, scusa, come si chiamava il capo Clac? Dunque il capo Clac cioè, dell'Eliseo era Cruciani, se, se ricordo bene il nome. Poi invece degli altri teatri era il Soraldo. Il Soraldo, Piazza della Piota. Aveva un palto di cammello, ma con lui io incappai e poi... Molliamo la clac, in un guaio sentimentale perché mi trovai claqueur eh, mercenario seduto dietro una ragazza bellissima, Maria Stella Signorini. Che amavo senza fortuna e quella sera eh, non fu quell'applauso professionale che, eh, da claqueur incallito, fu un applauso. Lui arrivò da dietro e cioè, Signorino, stasera ce la devi vedere. Ti risparmi, eh? E mi distrusse agli occhi della amata che già non mi teneva in nessunissimo conto. Rivelò che, Rivelò che ero è di un, un al soldo Oddio di mio. Sentite, aspettate che attivo un attimo questo filmato, questo contributo che abbiamo fatto, fatto quest'estate, vi ricordate? Quando si faceva tardi, cioè verso l'alba, verso le 4 del mattino potevamo mangiare dei sì. cornetti belli caldi che venivano fatti qui dietro in, un, una in, uno, in una panetteria stupenda. Ho il ricordo di Ivano Cipriani che si lavò, <ride> allora era smilzo e, e, e chiomuto era molto fresco quella notte <ride> e già eravamo giovani senti io mi ricordo una cosa infatti che tu raccontavi di quel periodo anche nel tuo libro mi pare questo vostro camminare cioè c'era anche un clima oltre alle tensioni di tutti i generi c'era anche un clima c'era anche un clima disteso certe volte ma era <coughs> la parte serale del, del nostro uh, stare insieme. Dopo l'ultima proiezione eh, si cominciava a uh, uh, inseguire degli itinerari assolutamente casuali. <ride> <ride> e, um, si sentiva proprio la città che lentamente si spogliava gli ultimi tram e, e i nostri vagabondare, il nostro cammellare in questa città, <ride> eh, a ragionare i nostri portici eh, ateniesi all'aperto, <ride> <ride> o plein air, eh, dove strologavamo di ogni cosa e su chiunque portavano eh, stranamente sempre sotto casa. Divino <ride> all'angolo oh, di Via dei Serpenti, oh, c'era queste anime inquiete con le loro riflessioni, un po' giovanili, un po' ideologiche, però anche spesso ci guardavamo per domandarci se non ci trovassimo per caso in una trappola ideologica in un sentiero. A direzione unica ma avevamo forti eh, controveleni con, eravamo mitridizzati contro l'eccesso ideologico c'è un altro particolare forse da non dimenticare il famoso quaderno rosso cioè l'associazione per la libertà della cultura silone sì. e loro fecero degli elenchi degli elenchi in cui si indicava alle autorità alle ambasciate dei vari paesi, e gli organizzatori comunisti di queste, di queste, di queste attività. Beh, Poi dopo un sì, secondo momento fuori. sono arrivati i fascisti a fare la stessa cosa, ma i fascisti l'hanno fatta, quelli del Borghese, eh, agli inizi degli anni Sessanta. Eh, Callisto. Tu invece non eri comunista, cioè non eri, non eri politicamente impegnato a quelle parole. Io siccome eh, ho partecipato alla prefondazione della, della, della Federazione dei Circoli del Cinema a un convegno di nermi del 1946, poi al congresso di Livorno nel 1949 entrai nell'esecutivo e nel 1950 mi interruppi gli studi e veni a, a Roma. E veni a Roma e, e mi occupai a full time, come si dice adesso, della federazione dei Circoli del cinema, lo potevo fare anche perché... Perché? E perché? avevo qualche soldo in tasca in quel momento. Non so se l'avete nominato, c'è cioè, quella famosa viaggio di, di, di Blasetti e di Tosi sulla... Sul Questa, beh, voi credo che la sapete, ma la racconto ai telespettatori perché è troppo bella. E Blasetti, Alessandro Blasetti, grande regista, amico di tutti, di quegli anni, parlo del fine anni 40 prima anni 50. Si trovò a un certo punto ad accompagnare Virgilio Tosi, presidente, che poi verrà dopo, con cui parleremo dopo, presidente della Federazione dei Circoli del Cinema, e, e a un convegno, a un congresso, un dibattito che c'era a Orvieto. Sulla montagna che sale i turniché che salgono verso Orvieto, lui ferma la macchina, era, era sera. E... Non passava nessuno e dice a Tosi con aria molto, molto seria dicendo scusa Virgilio eh, fammi un piacere adesso non, vedi, non, non passa nessuno vicino noi non ci sente nessuno io non racconterò mai niente ti giuro i soldi da Mosca li prendete o no è vero che la federazione circuito di cima prende loro vivevano sul loro di Washington come di Washington in che senso perché da... <ride> perché io avevo, cioè, facevo parte della società che, che non era una società armatoriale, come detto, ma di agenti marittimi, armavamo la società Kosulic e armavamo questi liberti americani che facevano questi eh. viaggi. Prima erano il, il ritorno in patria dei vari, le, le trasmigrazioni certo. dei popoli, c'è stata subito dopo la guerra e poi c'era stata la guerra in Corea. E quella fruttava tanto, tanto bene questo, 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 questo lavoro e quindi dei dividendi no, che mi consentivano di vivere. E di lavorare full time per la federazione. Quindi Poi purtroppo finì. La guerra. Purtroppo la guerra, <ride> purtroppo la guerra finì. In Corea era finita, era subentrato eh, dopo Truman, I Eisenhower. In avevano vinto. era morto, e c'era lo spirito di Ginevra, lo chiamavano primo, prima di Camp David, no? e, e, e praticamente si sì, mi diedero ancora. Riuscì a malapena a prendere un bicamere ecco, a, a Roma, non era più nelle condizioni. Ma no, in quel periodo che eh, tu ti trasferisti nella casa di Gillo, di Gilo Montecorvo? Di sì, che incontrai da Menghi, da quell'osteria, il famoso ecco, osteria dei pittori. Un appartamento dove non c'erano praticamente mobili, dove i vestiti liberano o per terra o sui vari tre piedi delle Ariflex, che c'aveva Gilo che faceva il documentarista anche lui in, eh, in quell'epoca. E... Tant'è vero che una volta venne il mio amico Tullio Kesic a Roma, e venne su, avevamo un, così, un incontro con delle ragazze. E poi nel suo ricordo, credo, aveva anche scritto, definì quella casa di Gillo un obitorio sessuale perché, perché non c'erano questi muri bianchi, senza eh, così, però c'erano i letti no? eh, in abbondanza. Va bene. Va bene, sentite, io adesso vi devo incontrare. Virgilio Tosi, vi saluto e devo continuare la mia trasmissione. La mia... Quando il cinema era un circolo, la stagione d'oro dei Cineclub. Questo è un libro splendido di Virgilio Tosi, che ha vissuto fin dall'inizio tutta la nascita e lo sviluppo della famosa Federazione Italiana dei Circoli del Cinema. Virgilio, Virgilio Tosi è qui con noi. Tu sei stato il primo, uno dei primissimi dirigenti di questa eh, associazione, di questa federazione. E volevo chiederti a te come, come era, come scattò, come nacque, come venne fuori questo discorso. Ma l'esigenza della federazione si pone subito, eh, quando i circoli del cinema sono ancora pochissimi, una dozzina in tutta Italia, per il problema del reperimento dei film. E cioè Circolo del Cinema voleva dire. Eh, sì, film in anteprima, film in lingua originale, ma soprattutto voleva dire la conoscenza dei classici della storia del cinema. Beh, certo. Per procurarsi questi film bisognava trattare con le cineteche. Io ricordo eh, vagamente, non so se sia vero, di aver conosciuto, poi diventavamo amicissimi, ma Joris Stevens con, eh, nei, nella Federazione dei Circoli del Cinema, è possibile? Sì, la Federazione dei Circoli del Cinema lo dico per non parlare in prima persona, vanta il merito di aver invitato Iori Stevens nel 1951 51. in Italia no? per far conoscere i suoi film che in Italia erano una leggenda. Nessuno li conosceva. Poco o nulla si sa di Joris Stevens, c'era il famoso saggio di Viazzi che cominciava. Di Corrado Terzi. Di Corrado Terzi. Di Corrado Terzi. Non sappiamo quando è nato e dove. <ride> no? e questa figura leggendaria è venuta in Italia nel eh, 1951, io ho girato con lui una dozzina di cineclub nel giro di 15 giorni. Poi lui è ripartito e ci ha lasciato alcuni film che noi abbiamo legalmente controtipato e questi film hanno continuato a circolare per i cinema. C'è un episodio che dà proprio il clima dell'epoca. Il famoso Cineclub di Pisa, uno dei Cineclub sì. più importanti sì, d'Italia, faceva le sue proiezioni in una bellissima sala cinematografica dei Salesiani. Andiamo con i dirigenti del circolo a questo collegio dei Salesiani. Troviamo tutto sbarrato e il padre guardiano che è dietro la, la porta ci dice: Mi spiace figlioli, non vi posso aprire. Siete stati proprio sfortunati perché ieri è venuto il padre generale, li ha voluti vedere e si è trovato di fronte alla processione laica dei minatori che portano in processione il ritratto di Carlo Marx nel cinquantenario della morte e il padre generale ha detto no, questo è troppo proibisco la proiezione mi spiace ragazzi se volete io vi faccio entrare perché fuori nevica ma i film non si possono proiettare abbiamo passato e pietas, sì, sì. Per farvi entrare. abbiamo tirato mezzanotte e quando un cinema dei lungarni ha finito la programmazione commerciale, ci ha ospitato. per cui c'è stata un'altra processione laica. <ride> I 2300 soci del Cineclub di Pisa che sotto la neve hanno attraversato Pisa per andare al cinema e a luna di notte vedere Borinari. Che belle storie! Pensa che il dispiacere di non avere del, delle fotografie di queste cose, delle immagini, perché sono, devo dire, proprio pezzi di storia di vita italiana profonda, proprio, proprio sono... Senti, fino a quanto dura la... La, la sua struttura iniziale eh, la mantiene fino a tutti gli anni 60. Poi a questo punto è nato intanto il pluralismo associativo, c'è stata la scissione, ci sono i cineforum, ci sono i circoli dell'Arci e tante altre certo. organizzazioni per cui tutto... sono nove adesso sono nove, sono nove sì, sì, sì. Sì. per cui tutto si modifica e... e tuttavia Virgilio io ritengo che i circoli del cinema, le federazioni, le associazioni dei circoli del cinema mantengano un loro ruolo, una loro funzione una loro eh, attenuata rispetto a prima ma comunque persistente e capacità e possibilità di di discussione, di dibattito, di conoscenza, in qualche modo mantengono viva un'idea sostanziale di democrazia. Questo, questa è una cosa che, che rimane. Con questo io eh, passiamo a quella conclusione, saluto eh, Virgilio. Con la grande diffusione in tutto il paese di queste organizzazioni di giovani, che a volte in maniera avventurosa, avventurosissime come abbiamo visto, si riuscirono però a farci vedere dei film straordinari, cominciò un'era nuova. Va detto questo. Il cinema era diventato un, uno strumento di diffusione culturale e fu patrimonio collettivo di più generazioni. Ma al cinema rialto va aggiunto, va raccontato, sono legati anche altri ricordi. Dovete sapere che il rialto è a un tiro di, di schioppo, si dice, a poche decine di metri dal teatro Eliseo. In quello storico teatro, pochi anni prima, insieme a Franca Angelini, che oggi è una famosa docente di letteratura teatrale, io avevo assistito al debutto, alla regia alla regia teatrale di un uomo destinato a essere decisivo nella vita culturale italiana e in quella mia, artistica e personale, Luchino Visconti. Del rapporto per me straordinario che ebbi con lui parleremo nel corso di questa storia del cinema, questa storia non ufficiale degli ultimi 50 anni del nostro cinema.